Crocetta è in partenza per la Tunisia, senza governo e con i forestali in piazza. È la Sicilia di oggi, anno del Signore 2015, in cui, più che Rosario da Gela, governa il caos. La regione ha comunicato ai sindacati che i lavoratori stagionali della forestale verranno sospesi già da oggi ed è subito scoppiata una protesta che CGIL, CISL e UIL temono di non riuscire a controllare. Ieri i primi blocchi stradali a sorpresa a Enna e sulle arterie principali, il traffico è andato subito in tilt. L'assessorato all'agricoltura ha comunicato di non avere più neanche un euro per pagare le giornate ai 24.000 forestali, anche se il problema principale riguarda i circa 8.000 stagionali che sono nel pieno dell'attività. Hanno infatti iniziato l'attività il 28 settembre e devono svolgere le 78 giornate entro fine anno. La carenza di fondi ha reso necessario sospendere i lavoratori almeno fino a quando non arriveranno materialmente nelle casse gli 87 milioni, frutto di una delibera del CIPE annunciata da settimane ma mai formalizzata. Si tratta dello spostamento dei soldi che servivano a un lotto della superstrada a Santo Stefano di Camastra Gela, una mossa contro la quale si sono schierate tutte le associazioni imprenditoriali. Per i sindacati è l'ennesima presa in giro. Abbiamo la necessità con questa iniziativa di avere risposte che confermano l'impegno che è stato preso venerdì scorso a Palermo e fanno ritornare immediatamente i lavoratori al lavoro. Non c'è tempo, non si faranno le giornate e questo non lo possiamo permettere. È incredibile ma è vero, in un governo che dice soltanto bugie e sta esasperando veramente gli animi. Noi il venerdì avevamo avuto rassicurazione che nessun lavoratore veniva sospeso. Ieri mattina abbiamo scoperto invece le bugie di questo governo, con a capo il presidente Crocetta e non soltanto lui, anche i 90 deputati che ancora mantengono questo governo di bugiardi. Siamo stanchi.